Le promesse di cambiamento si stanno traducendo nel peggiore continuismo dei governi precedenti. Lo ha detto il leader della CGIL, Susanna Camusso, alla festa provinciale della CGIL di Pisa. Chi è arrivato al governo, ha detto ancora, proponendosi come grande innovatore, alla fine ha scelto gli stessi tre feticci dei governi Monti e Berlusconi. Revisione dell'articolo 18, togliere tutele e introdurre forme di controllo a distanza del lavoro per renderlo ancora più subalterno. La CGIL, ancora sono queste parole di Camusso, ha approvato nel suo direttivo un documento in cui si dice chiaramente che proporrà la propria idea di riforma dello Statuto dei lavoratori per parlare a tutti i lavoratori e non solo ad alcuni. In sostanza, per mutuare le metafore calcistiche di questi giorni, per provare ad essere tutti in Serie A, non qualcuno nella massima serie, qualcuno in B o in C. Non siamo noi a volere lo scontro, ha detto ancora. Semmai questa domanda va fatta al governo, che agita lo spettro della decretazione per una materia costituzionale come il lavoro. Non c'è alcuna ragione istituzionale, ha detto ancora Camusso, perché si prospetti l'ipotesi di una riforma del mercato del lavoro attraverso la decretazione. Quindi se il governo decide di ascoltare, si può continuare a ragionare. Altrimenti il sindacato deciderà quali contenuti dare alla mobilitazione dei lavoratori.